Buongiorno a tutti, bentornati dopo questa lunga maratona che abbiamo avuto da questa mattina fino a questo momento. Abbiamo parlato di tecnologia, abbiamo parlato di smart city, smart mobility, abbiamo parlato di situazione femminile oggi in prospettiva di innovazione, di start-up. Adesso siamo arrivati a parlare di economia e delle prospettive economiche per il prossimo futuro, per il futuro prossimo e quello anche più lontano. In realtà avremo in questa sessione diverse angolazioni. Un'angolazione molto importante riguarda l'orizzonte temporale, quindi guarderemo sia a un orizzonte di breve e medio termine per capire quello che sono le prospettive economico-finanziarie, ma anche industriali, nei mesi che saranno successivi alle misure che vengono prese in questo momento e nel prossimo futuro per rilanciare l'economia e superare questa gravissima fase di recessione all'interno della grande situazione pandemica. Ma naturalmente guarderemo anche a un orizzonte di più lungo periodo, di medio-lungo periodo, per vedere quali saranno gli effetti di quello che sta accadendo, ma anche delle grandi variabili di questi anni per la crescita e per la situazione di equilibrio che potremo avere negli anni successivi, fino anche eventualmente al 2025-2030. Si stanno accumulando in questa situazione di recessione, di crisi economica, per fortuna non finanziaria, delle tensioni importanti, per esempio sul piano del debito. Vedremo anche questi possibili sviluppi. Un altro angolo sarà quello naturalmente tra microeconomia e macroeconomia, quindi vedremo una situazione macroeconomica, cercheremo di tracciare appunto le prospettive della crescita, dell'inflazione, dei tassi di interesse, del debito e di quant'altro a livello nazionale e internazionale, e una prospettiva invece molto più specifica di quelle che saranno le possibili evoluzioni, i possibili sviluppi in campo economico, finanziario, industriale da un punto di vista specifico degli operatori, quindi le banche e le aziende dei vari settori. Per trattare questa serie ampia, complessa di temi, abbiamo però un panel veramente di grandissima importanza, e a gestire il chairman di questo panel è Andrea Principe, rettore della LUISS, che ringrazio molto per essere qui con noi. Professore, buongiorno. Ricordo che questa sessione è sviluppata in collaborazione con la LUISS e con Oxford Economics. Gli altri panelisti che adesso introdurremo sono Emilio Rossi, che è l'amministratore delegato di Econ Partners e Senior Advisor di Oxford Economics. Buongiorno, dottor Rossi. Buongiorno, La grazie. dottoressa Maria Savona, docente di economia alla LUISS e alla Sussex University. Buongiorno, professoressa Savona, benvenuta. Buonasera, Abbiamo grazie. Carlo Ferraresi, che è l'amministratore delegato di Cattolica Assicurazioni. Buongiorno, dottor Ferraresi. E Buonasera, Fabrizio Di Amato, grazie. presidente di Ci Mer troviamo senza inserirle. Tecnimont. Buongiorno, ingegner Di Amato. Ecco, la parola senz'altro allora al professor Principe. Grazie. Enrico, grazie, buonasera a tutti. Come giustamente illustrava Enrico, il nostro parterre di relatori è particolarmente e volutamente variegato perché le problematiche, ma soprattutto le prospettive che proveremo a illustrare, necessitano appunto di più angolature, visto che sia l'attuale sfida di fronte a noi, quella della pandemia, ma successivamente, ma è soprattutto quella che ci vedrà coinvolti come primi attori nel posto da sicuro, richiede appunto più prospettive, vista la complessità che caratterizza questa sfida. Io prima di passare la parola, di cominciare appunto questa discussione, questa interazione con gli altri panelist, volevo sottolineare un paio di aspetti che in qualche maniera, diciamo così, offrono una ventata di fiducia e di ottimismo nei confronti delle prospettive che proveremo a illustrare, sia in questo interessantissimo Festival dei Giovani, ma più in generale sto notando che il dibattito pubblico, adesso al di là della crisi sanitaria, che ovviamente ha una sua
una sua capillarità, una sua pervasività e una sua criticità. Quello che noto nel dibattito pubblico è che finalmente abbiamo deciso di non utilizzare più il concetto, il costrutto di ritorno alla normalità piuttosto che di nuova normalità a tutti gli effetti, ma finalmente si comincia a parlare di costruzione di qualcosa di nuovo, di appunto di prospettive, di innovazione per andare verso qualcosa che sicuramente richiede appunto più attori coinvolti. Questo è un primo spunto. Il secondo che mi preme sottolineare, poi appunto volevo anche vedere le reazioni, sentire le reazioni dei nostri panelist, è relativo a una tendenza che spesso e volentieri noi esseri umani proviamo a, diciamo così, a fare nostra, ovvero la tendenza a estrapolare i trend delle situazioni attuali. Perché vi dico questo? Perché ricorderete durante il precedente lockdown avevamo già cominciato a discutere di una nuova organizzazione del lavoro esclusivamente fondata sullo smart working, di nuovi modelli educativi esclusivamente fondati appunto sul digitale. Mentre invece ci stiamo accorgendo che probabilmente questa crisi ha messo a nudo e ha sottolineato l'importanza invece della presenza fisica, perché appunto non dobbiamo dimenticarci che siamo tutti, noi esseri umani siamo animali sociali, poi possiamo essere più o meno socievoli, ma fondamentalmente abbiamo bisogno di questa dimensione. Quindi, ciò detto, io volevo cominciare questa discussione, questa tavola rotonda con Emilio Rossi per cercare di capire se l'attuale situazione dell'economia italiana è una situazione, diciamo così, che è maturata recentemente oppure se invece possiamo parlare purtroppo di stagnazione che affonda le proprie radici già nel passato. Quindi chiederei ad Enrico una breve panoramica rispetto appunto alla situazione economica italiana per poi innestare le altre prospettive. Grazie Enrico. Sì, grazie a te Andrea. Sì, diciamo, la stagnazione italiana va messa nel contesto innanzitutto di quello che è un periodo di bassa crescita per tutte le economie occidentali, un rallentamento, tassi di crescita del PIL, del prodotto interno lordo piuttosto bassi da 20 anni in tutta l'area OCSE. L'Italia purtroppo è in questa corsa verso il basso, il fanalino di coda, e questo deriva dal fatto che ad alcuni fattori che sono comuni a tutti i paesi dell'area OCSE, che poi adesso descriverò, l'Italia aggiunge delle sue specificità che trattengono ulteriormente le potenzialità di crescita del paese. Gli elementi, allora diciamo che fondamentalmente la stagnazione in Italia dura da almeno 20 anni, qualcosa di più, e più o meno così è vero anche per gli altri paesi. I fattori comuni che sono dietro a questi bassi tassi di crescita, comuni, dicevo, con gli altri paesi, sono uno l'elemento demografico, il fatto che la popolazione cresce poco, una tassi di crescita molto bassi e questo comporta anche un tasso di invecchiamento della popolazione importante. Questo ovviamente comporta delle problematiche per pressione sul bilancio pubblico di tutti i paesi e questo ovviamente perché all'invecchiamento della popolazione poi corrisponde maggiore spesa sanitaria, maggiori pensioni, quindi questo oltre ad avere effetti negativi sui consumi, ha anche degli aspetti negativi sul bilancio pubblico. Ma l'elemento forse più importante di cui si parla meno è il fatto che, ripeto, per tutta l'area avanzata c'è stato un periodo di bassa crescita della produttività, di quella che gli economisti chiamano la total factor productivity, quindi della produttività del sistema nel suo complesso, tassi di crescita bassissimi che sono dovuti fondamentalmente al fatto che ci troviamo in un periodo di transizione tecnologica, ossia la spinta alla innovazione che è derivata dalla digitalizzazione dell'economia è andata avanti per tutti gli anni 90. Adesso le nuove tecnologie
all'affievolirsi della spinta della digitalizzazione, non riescono ancora ad avere una diffusione sufficiente a far ripartire i tassi di crescita della produttività. Allora, questi sono due fattori comuni. Il terzo fattore, che invece è tra i vari, diciamo, che è particolarmente importante per l'Italia, è la questione del debito. La questione del debito italiano, che per vari motivi ereditati anche dagli anni Ottanta, è su tassi, su livelli decisamente elevati, ci mette nella condizione adesso di affrontare il Covid con con un livello che in prospettiva va a crescere in maniera molto significativa. Parliamo ovviamente di, queste sono cifre che girano, di un aumento del 25-30% del rapporto debito-PIL nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Quindi questa caratteristica, che è particolarmente rilevante per l'Italia, diventerà anche una caratteristica, purtroppo vera anche per molti altri paesi dell'area avanzata, e qui evidentemente abbiamo una problematica comune di come risolvere questi tre problemi. Allora, la demografia è un problema difficile su cui le politiche nel breve possono ben poco. Rimane la speranza e la necessità, più che la speranza, di far crescere l'economia tramite un aumento della produttività, di cui parlavo poco fa, che era effettivamente molto, molto basso. E qui entra l'opportunità che ci mette davanti la Commissione europea, o diciamo più in generale istituzioni europee, di intervenire con investimenti molto molto forti, che vengano però fatti in maniera efficiente e che puntino all'aumento della produttività, che non siano invece interventi a pioggia per accontentare parti politiche particolari. Ecco, quindi direi che questo qui è il punto chiave, che questi tre motivi ci convergono sulla necessità di stimolare la crescita, e che abbiamo una opportunità unica in questo momento con le risorse europee di portare avanti. Molto bene, grazie, grazie Enrico. Quindi le opportunità per sfruttare al meglio le leve per aumentare la produttività in questo periodo di transizione tecnologica sono appunto rilevanti. Io volevo, a proposito appunto di leve per la produttività, per l'innovazione più in generale, volevo chiedere alla professoressa Savona Maria se appunto un investimento nella ricerca e sviluppo, o meglio ancora come un investimento nella ricerca e sviluppo, e quindi con l'intenzione, l'idea, la prospettiva di aumentare la produttività, come questa può avere un impatto sul territorio. Ci sono una serie di ricerche empiriche che sottolineano questa relazione organica. Volevo avere appunto dal tuo osservatorio, dalla tua prospettiva, quale secondo te quali sono i nessi che dobbiamo cogliere. Grazie Andrea, sì, questa è un'ottima domanda. Volevo anche ricollegarmi a quello che diceva Emilio Rossi prima, cioè che in effetti abbiamo un'opportunità enorme di spendere bene, e soprattutto in questo contesto, secondo me, spendere in innovazione è, come dire, un must. E se però ci mettiamo dal lato della politica industriale, in realtà la questione non è soltanto, secondo me, aumentare la produttività, cioè spendere in innovazione. Diciamo, la ricerca ha già dimostrato ampiamente che c'è un effetto positivo sulla produttività, anche se effettivamente ultimamente molto meno forte. Quello che mi preme sottolineare è che in realtà questa spesa pubblica deve anche occuparsi degli effetti collaterali dell'innovazione, cioè quelli che sono, per esempio, gli effetti di rafforzamento o che vengono esacerbati aspetti di polarizzazione territoriale. Allora, sappiamo che l'Italia ha molte eccellenze, ma anche molte note debolezze, soprattutto quelle territoriali, diciamo. Per cui è importante, dal lato della politica dell'innovazione, come dire, preparare il territorio di regioni che sono più periferiche, meno preparate, sicuramente non high tech, ad assorbire questa spesa per l'innovazione, ad utilizzarla al meglio.
In questo senso, per esempio, la mia ricerca fondamentalmente sugli effetti occupazionali dell'innovazione per il momento si è concentrata sul Regno Unito e quello che abbiamo trovato, per esempio, nel Regno Unito è che la polarizzazione nord-sud, che è appunto simile a quella italiana, ma al contrario, ha avuto degli effetti particolari sull'innovazione, cioè per esempio ha aumentato la quota occupazionale nei lavori a più alta intensità di riutilizzazione, come sappiamo, che sono di solito quelli un po' più low skilled, quelli che sono a bassa intensità di competenze, eccetera, eccetera. Per cui secondo me ci sono sicuramente degli effetti positivi dello spendere in innovazione, ma bisogna tener conto, secondo me bisogna disegnare la politica dell'innovazione e la politica industriale in modo tale da, come dire, mitigare questi effetti collaterali. E questo è anche l'idea relativa alle divisioni territoriali. Il nord dell'Inghilterra, per esempio, è molto più riutilizzato del sud, cioè ha una specializzazione settoriale molto meno avanzata, e in effetti lì, per esempio, spendere in innovazione ha avuto un effetto polarizzante del mercato del lavoro. Quindi io mi aspetto che se non si adottano delle misure, dire, di prevenzione di questi effetti, spendere in innovazione può causare alcuni squilibri, può esacerbare degli squilibri territoriali preesistenti. E mi rendo conto che ci sono anche, per esempio, degli effetti sulle varie tipologie occupazionali, se ci vogliamo pensare, relativamente alla mia ricerca, per esempio, gli effetti sul mercato del lavoro in alcune zone ha visto un aumento dei lavoratori autonomi, e cioè che spesso sono persone che sono state, che sono uscite dal mercato del lavoro e hanno, per esempio, non sempre sono lavori imprenditoriali. E quindi su queste cose bisognerebbe, secondo me, riflettere quando si pensa a come spendere in maniera efficiente, in maniera produttiva e in modo che si abbia una visione di lungo periodo dello sviluppo produttivo del paese. Molto bene, grazie, grazie Maria. Quindi assolutamente politiche per l'innovazione, ma deve tenere presenti quelli che possono essere effetti collaterali, quindi nello stesso tempo creare dei meccanismi che possono in qualche maniera evitare ulteriori squilibri, anzi forse dovremmo utilizzare le politiche per l'innovazione per riequilibrare gli sviluppi dei territori e quindi magari anche agire sulle diverse inerzie sia territoriali sia settoriali del nostro paese. Io volevo adesso avere la prospettiva di Fabrizio Di Amato, che è stato il colui che ha creato Mare Tecnico, adesso la presiede, appunto. Abbiamo ascoltato l'Accademia, abbiamo ascoltato la prospettiva economica, volevo avere la prospettiva dell'imprenditore, imprenditore industriale. Come vede Mare Tecnimont questo scenario e soprattutto quali sono le prospettive anche in chiave di innovazione e che tipo di innovazione Mare Tecnimont sta sviluppando per in qualche maniera agganciare lo sviluppo? Grazie Andrea. L'opportunità, ma io direi veramente, allora, intanto che cos'è Mare Tecnimont, ma proprio due parole, tanto per inquadrare, e poi ti dico esattamente quello che penso e quello che stiamo facendo noi. Noi è una realtà che è cresciuta negli ultimi tre decenni, fonda le radici nella storia dell'ingegneria italiana, della chimica. Quindi oggi è una piattaforma che in qualche modo ha raggruppato tutte le realtà italiane, la prima partita con me nell'83 con una piccola società, e poi negli anni successivi abbiamo integrato da gruppi industriali come Fiat Engineering, Tecnimont, che è la storia un po' della Montecatini, della storia della chimica italiana, dal Nobel Giulio Natta, e quindi la collaborazione forte con le università, come tu sai, io ritengo che sia un valore importante, fondante,
sia per l'accademia che per l'impresa. Detto ciò, per quello che ci riguarda, noi stiamo affrontando che cosa? Noi cogliamo con diciamo, molta positività, se guardiamo gli aspetti diciamo, positivi di quello che ci è capitato, che ci sta capitando intorno ancora tuttora, perché per esempio il processo di transizione energetica sta avendo un'accelerazione molto forte, se ne parlava da molto tempo. Da anni e noi già da oltre 10 anni abbiamo cominciato a pensare come poter realizzare i nostri prodotti in modo diverso rispetto a come li abbiamo fatti fino ad oggi. Come dicevo prima, noi siamo leader mondiali nella produzione di impianti che realizzano polimeri e da anni ci domandiamo in che modo possiamo fare i polimeri in modo diverso, farlo in modo circolare e comunque in modo diverso senza emissioni CO2. Quindi devo dire che questa da una parte abbiamo accelerato perché adesso c'è una voglia, una consapevolezza da parte dell'opinione pubblica in generale, proprio culturale, un fatto generalizzato, non è solo una cosa di pochi, e i governi, le istituzioni, immaginiamo l'Europa anche con la messa a disposizione di fondi importanti che ci sono in questo momento sul Recovery Fund e su tutta una serie di capitali anche privati, di fondi che devono allocare necessariamente importanti quote dei loro fondi, diciamo, su iniziative di questo tipo. La seconda cosa lo citavate voi, l'innovazione, la digitalizzazione. Il tema è oggi, anche qua, in passato chi aveva un po' di attinenza, cioè chi si muoveva un po' e diciamo molto avanti sulla digitalizzazione poteva essere considerato un po' un fan, cioè io mi ricordo nel 2016 quando abbiamo applicato in azienda a Milano la prima volta lo smart working, abbiamo messo circa 600 persone smart working, 4 anni fa era un qualcosa di non era proprio scontato, non era facile da comprendere. E grazie a quello oggi ovviamente abbiamo affrontato evidentemente anche questo periodo particolare, diciamo, in modo diverso da come potevamo averlo, senza averlo fatto. Che cosa è che voglio dire però? Che le due cose, oggi abbiamo la digitalizzazione che sta accelerando e a mio avviso renderà più efficienti, anche se io sono d'accordo con la tua introduzione e ci sono alcune cose dove l'aspetto fisico è per me è insostituibile, però ci sono molte altre cose, per esempio nella nostra industria, che è un'industria dell'oil and gas in generale, idrocarburi, un'industria mediamente negli anni anche, lasciami dire, dai produttori anche ricca, e quindi era meno disponibile al cambiamento. Quindi ogni volta che si proponeva qualcosa di diverso c'era sempre una resistenza. Ecco, oggi c'è una necessità di efficienza, c'è cioè la necessità di fare di più e meglio, di vedere, ecco, sulla transizione un processo di decarbonizzazione vera. Quindi, diciamo, noi in questo senso ci siamo attrezzati e abbiamo lanciato una nuova realtà che proprio sulla scorta e sulle capacità che abbiamo maturato in una vita, di attività, diciamo, nel settore dei carburi, stiamo portando quelle esperienze, quelle competenze in un settore per produrre gli stessi prodotti finali, ma fatti in modo diverso. Ecco, questo è un po' uno spaccato. Quindi noi siamo, diciamo, nel problema che ci abbiamo, siamo molto positivi perché in alcune cose vediamo la possibilità di accelerare rispetto al passato, che avremmo avuto, diciamo, delle resistenze molto più ampie. È chiaro che nessuno si aspettava una cosa del genere, nessuno avrebbe voluto quello che ci abbiamo, però come sempre nelle discontinuità si possono creare delle opportunità. Molto bene, grazie. Grazie Fabrizio, interessante proprio questa tua storia imprenditoriale, soprattutto il fatto che tu abbia sottolineato come l'innovazione ovviamente ci rende più, in particolare la digitalizzazione, ci può rendere molto più agili e
ma richiede un approfondimento storico importante. Avete cominciato a fare smart working già 4 anni fa, avete posto le basi per i nuovi, diciamo così, il nuovo modo di fare impianti, di costruire impianti da tempo. Quindi, come si dice, la scienza richiede tempo, la ricerca altrettanto, per poi essere magari più veloci sul mercato. Sembra quasi un ossimoro, ma in realtà questa è la situazione che caratterizza i settori industriali. Io volevo chiudere questo primo round con Carlo Ferraresi per approfondire con lui, dal suo osservatore privilegiato, il tema della digitalizzazione, perché ne abbiamo parlato, se ne parla tanto, sembra quasi a volte che possa diventare una sorta di panacea risolutiva per tutte le problematiche che abbiamo. Però appunto volevo chiederti qual è la tua prospettiva, come vedi i processi di digitalizzazione che dovrebbero caratterizzare sicuramente gli impianti produttivi, sicuramente il modo in cui organizziamo il lavoro, anche eventualmente, diciamo così, l'attività di formazione. Qual è la tua prospettiva, Carlo? Sì, grazie. Beh, innanzitutto voi sapete che Cattolica Assicurazioni è una delle principali compagnie assicuratrici in Italia e devo dire che grazie alla lungimiranza e a volte anche un po' di fortuna, il piano industriale del 2018 prevedeva la possibilità di smart working per le persone di Cattolica. Ovviamente l'idea era quella di dire dotiamo le nostre persone in modo tale che a turno un 10-20% potessero eventualmente andare. E qui c'è stato la pandemia che ha funzionato come salto quantico. Per fortuna avevamo, e comunque i miei colleghi sono stati bravi a dotare tutte le persone, gli strumenti. Il secondo giorno di pandemia eravamo tutti in smart working. E, ovviamente, oltre alle 1700 persone, abbiamo anche le reti sul territorio, quindi, gli agenti, che tra agenti, subagenti, personale d'agenzia, parliamo di 10.000 persone. E sono quelle che avevano l'interfaccia col cliente. Anche qui siamo riusciti a livello innovativo e digitale di dotare le nostre reti di strumenti per l'incasso dei premi e il pagamento dei sinistri a distanza. Quindi la tecnologia è stata, da questo punto di vista, è stata un grande aiuto per cercare di contenere i rapporti e quindi anche la pandemia. È chiaro che dopo un inizio ovviamente di novità, siamo arrivati ad estate, inizio settembre, che abbiamo sentito l'esigenza e diciamo la situazione sanitaria lo permetteva di tornare pur distanziati al lavoro. Quindi un 25% delle mie persone sono tornate al lavoro e a rotazione, quindi ogni persona si faceva una settimana di lavoro al mese. Poi dopo abbiamo anticipato la decisione del governo perché la situazione peggiorava. Devo dire che questa pandemia ha cambiato anche l'approccio alla tecnologia e al digitale da parte dei clienti. Quindi abbiamo visto proprio un cambiamento di abitudini di consumo. E questo perché? Perché più di 30 milioni di italiani utilizzano internet, no, per fare gli acquisti. E questa tipologia, no, di consumo, poi dopo questo modo di queste esperienze di acquisto la trasmettono anche sui beni finanziari e anche assicurativi. E quindi c'è stato proprio, oltre ovviamente a un'attenzione superiore rispetto al prezzo o una personalizzazione dell'offerta, ma è proprio questa esperienza d'acquisto che viene traslata da beni di largo consumo a beni finanziari. La cosa interessante è che noi ovviamente abbiamo
La rete agenziale per noi, la rete di vendita è la rete agenziale. Quindi il nostro lavoro è stato nel passato ed è nel presente quello di dotare la tecnologia e innovazione agli agenti. La cosa interessante è che l'età media dei nostri agenti si aggira attorno ai 54 anni, che è in linea con l'età media dei clienti. Quindi la cosa interessante che abbiamo potuto vedere è che mentre prima certa, non dico ritrosia, però non c'era una gran spinta alla digitalizzazione o una richiesta da parte della rete, da parte dei clienti, questa pandemia ha accelerato tutto. E quindi noi ci siamo trovati a dare un servizio di tecnologia e un aumento di digitalizzazione, questo tramite appunto strumenti di incasso e pagamenti, ma non solo, tramite l'app, tramite tutta una serie di servizi ai nostri agenti che poi dopo sono riusciti ovviamente a trasmetterli ai clienti. Quindi da questo punto di vista è stato un cambiamento e un'accelerazione che io ritengo sarà stabile e non tornerà più indietro. Molto bene, grazie, grazie Carlo. Hai illustrato quello che numerose organizzazioni hanno vissuto e io assolutamente dico che questa pandemia ci ha forzato a frequentare un corso accelerato di futuro. Giustamente sottolineavi come nel caso di Mare Tecnimont siete partiti anche voi da lontano nell'organizzazione dello smart working, però avete anche diciamo così, esperito una evoluzione abbastanza repentina, veloce nel comportamento dei consumatori, dei vostri consumatori, dei vostri potenziali clienti. Io tornerei adesso alla professoressa Savona, Maria, per approfondire, visto che l'avevi già in qualche maniera tratteggiato, quali sono le implicazioni dell'innovazione digitale sul mercato del lavoro. Prima avevi sottolineato la questione dell'Inghilterra, di queste politiche innovative che in qualche maniera avevano creato un effetto quasi di displacement di coloro che sono caratterizzati da bassi skill, da skill non particolarmente, diciamo così, elevati. Puoi approfondire questo aspetto con un focus sul digitale? Certo, no, io ho avuto occasione, grazie Andrea, ottima domanda e anche ottima discussione precedente sulla digitalizzazione. Io ho avuto occasione anche di collaborare con la Commissione europea su un rapporto che è uscito l'anno scorso e che ci hanno chiesto di produrre nell'ambito di un High Level Expert Group sugli effetti delle trasformazioni digitali sui mercati del lavoro europei. Mi sentite? Sì, spero di sì. In questo ambito avevamo considerato appunto queste trasformazioni in un ambito appunto più strutturale, cioè come la trasformazione digitale ovviamente è uno dei cosiddetti macro trends, ma così come lo è la globalizzazione, così come lo è l'invecchiamento della popolazione, della forza lavoro, eccetera, eccetera. Quindi avevamo preso diciamo, una visione un pochino più globale. E in effetti l'idea era di fornire delle raccomandazioni di politica, non soltanto del lavoro, ma anche dell'innovazione, anche della formazione, per avere appunto, come dire, un attacco globale al problema degli effetti di displacement, come dicevi, sul mercato del lavoro, della digitalizzazione. Ora, quello che abbiamo in effetti poi trovato, diciamo, in termini di analisi, è che sicuramente c'è un effetto di displacement, ma non è il solo, ci sono effetti sul mercato del lavoro che vanno diciamo, dal cambiamento della composizione della forza lavoro, cioè appunto aumentano, diventano più ricchi e più stabili i lavori
high skilled e sicuramente quelli medium and low skilled, cioè quelli che si trovano un po' più in basso sulla curva, hanno più precarietà e più difficoltà ad adattarsi. E questo ha ovviamente un effetto sull'andamento delle disuguaglianze del reddito. E il problema quindi per la politica è quello di appunto non soltanto riqualificare la forza lavoro, ma di farlo in maniera strutturale, in modo tale da consentire ai lavoratori di riqualificarsi quando sia necessario, ma anche di capire quali siano le domande di competenze future, che questo non è molto semplice. Il problema appunto è avere la flessibilità adatta per potersi riqualificare sul mercato del lavoro. Ovviamente questo ha necessità di intervento pubblico. Effetti che abbiamo trovato e che sono di solito non operati nell'ambito delle politiche, appunto come dicevo prima, negli effetti collaterali dell'innovazione, in questo caso della digitalizzazione, sono per esempio gli effetti sulla salute mentale dei lavoratori, che è delle aree di più, in tutti i paesi questo ovviamente, di più alta, come dire, di più basso public spending in generale. E questi sono appunto effetti di cui va tenuto conto se pensiamo a una politica del mercato del lavoro che sia multi-level, come dire, che si occupi di tutti gli aspetti relativi al lavoro. E quindi, diciamo, per la politica industriale il problema, per la politica industriale, diciamo, per un disegno organico di politica che veda l'intervento sul mercato del lavoro, l'intervento sull'innovazione e l'intervento di politica industriale di ampio spettro, bisognerebbe capire tutti questi macro trends, capire appunto gli effetti su polarizzazione del mercato del lavoro, su disuguaglianze, su condizioni strutturali che necessitano un differente approccio, per esempio, alla formazione. E, se volete, ve ne parlerò più approfonditamente, ma sarei anche contenta di sapere cosa pensano Sì, i colleghi anche. infatti volevo un attimo fermarti. Bella questa panoramica di nuovo, su quelli che possono essere gli effetti indesiderati o volutamente desiderati se gestiti delle politiche industriali per l'innovazione sul mercato del lavoro. Io volevo tornare ad Emilio Rossi per comprendere, visto che il focus è l'Italia, visto che potremmo veramente vivere una grande stagione di opportunità, ma come ci vedono dall'estero, nelle famose classifiche, nei ranking Doing Business in Italy, quali sono le problematiche che noi potremmo e dovremmo affrontare anche grazie a queste politiche che potremmo innescare, anzi politiche che potremmo adottare per innescare processi di innovazione? Io ti ringrazio per questa domanda perché mi consente anche di completare un po' il discorso che stavo facendo prima sui motivi per cui l'Italia ha avuto così bassi tassi di crescita. Sull'ultimo report del Doing Business in Italy della World Bank vede l'Italia come 58esima paese al mondo in termini di facilità di operare business nel paese. Eravamo 51esimi nel 2018, siamo passati al 59esimo posto, quindi decisamente poco lusinghiero sia dal punto di vista della posizione che della dinamica, quindi un peggioramento e un livello basso. Consideriamo per di più che i paesi OCSE sono 37. Quindi noi la nostra posizione 58esimi ci fa capire quanto i problemi della stagnazione abbiano radici multiple. I tre che ho indicato prima, demografia, produttività e debito, sono quelli ma, dal punto di vista macroeconomico più importanti, evidenti, ma abbiamo una serie di problematiche sulle quali siamo
tra gli ultimi e che decise tra gli ultimi almeno tra i paesi avanzati, tra i paesi sviluppati, e che contribuiscono a non far crescere il paese. E tra questi ci sono tutta una serie di indicatori, diciamo, di fattori più che di indicatori, come la problematica del mercato del lavoro a cui accennava poco fa la professoressa Savona, cioè il fatto che un mercato del lavoro che non tiene conto di tutta una serie di problematiche, soprattutto non appare essere molto flessibile, non favorisce il lavoro femminile e giovanile, e soprattutto direi che non tiene presente quella che è la problematica della formazione permanente e che per il futuro dovrà invece poi tener conto anche dello smart working. Quindi c'è tutta una serie, oltre a questo poi ecco il mercato del lavoro è un elemento fondamentale, ma poi gli altri di cui spesso si parla ma senza che poi si riesca ad attaccarli veramente, altri elementi come la necessità di avere una minore burocrazia, la necessità di avere una minore regolamentazione in molti mercati, la digitalizzazione della PA, ecco tutti questi fattori messi insieme poi comportano che appunto dall'estero non ci vedano molto bene, e infatti i nostri livelli di investimenti diretti dall'estero non sono importanti. Ecco, quindi il discorso andrebbe anche approfondito, nel senso c'è il mito che alcune di queste situazioni potrebbero essere risolte semplicemente cambiando regolamentazioni che magari non costano nulla. Non esiste nessuna riforma seria che non costi nulla, hanno tutte dei costi, e pensiamo per esempio alla riforma della pubblica amministrazione in senso digitale, sicuramente a costi di vari miliardi, adesso la cifra esatta è impossibile da valutare perché poi andrebbe sviluppata anche a livello di pubblica amministrazione, diciamo territoriale, no? A livello regionale, comunale, eccetera. Quindi queste cose hanno costi significativi, anche se apparentemente sono soltanto di regolamentazione, ma poi insomma in questo momento abbiamo la possibilità, di nuovo lo va detto sempre perché questo è il momento chiave nel quale possiamo cercare di avviare anche riforme che hanno un costo e che diciamo fatte in maniera efficiente possono aumentare la produttività del paese, insomma, e quindi la crescita, occupazione, eccetera. Molto bene, grazie Emilio. Io torno a Fabrizio Di Amato. L'innovazione cambia in genere valore, ma come stiamo discutendo, in realtà l'innovazione, o meglio il cambiamento che dobbiamo in qualche maniera implementare, a volte richiede anche un ripensamento di alcune categorie fondamentali, in alcuni casi anche di categorie di grande successo per le nazioni, per le imprese, e questo è trasversale, diciamo, come discorso. Qualche tempo fa fece abbastanza clamore, positivo ovviamente, una tua idea che un'idea che avete lanciato di recente per rivedere il modo di fare innovazione, ma anche di fare industria soprattutto, che è l'idea del distretto circolare. Ce la puoi raccontare come la state implementando? Come l'avete idea e come la state implementando? Allora, no, grazie Andrea, perché questo sai che per noi è una cosa molto importante, su cui siamo molto impegnati. Ecco, io penso che il distretto circolare industriale, come l'abbiamo definito noi, è un po' la lettura e la nostra interpretazione dell'innovazione in senso del prodotto. Cioè, come dicevo prima, noi abbiamo maturato in una vita, in una storia di questi decenni con tutte le persone, essendo presenti in tutti i 50 paesi nel mondo, quindi abbiamo una competenza, ma soprattutto la possibilità di confrontarci con tanti mercati, con tante culture diverse, e proprio per questo abbiamo deciso di interpretare ulteriormente l'innovazione, non solo dal punto di vista dell'efficienza, della digitalizzazione di tutti i prodotti, di come lavoriamo. Il distretto circolare industriale per noi è la vera innovazione del gruppo Maire Tecnimont, e se io immagino l'azienda proiettata nei prossimi anni vedo un'altra azienda completamente diversa. Entro un po' nel merito, ma proprio due parole per dare un po' il senso. Il distretto, come lo identifichiamo noi,
è un qualcosa che intanto si parte. La realizzazione di questi impianti su siti brownfield, cosiddetti brownfield, quindi siti industriali o vecchie raffinerie o vecchi siti, diciamo, dove ormai non hanno più vita per problemi ambientali, ma anche per problemi economici, perché sono ormai superati nei fatti, nelle tecnologie stesse. Quindi partiamo da siti dove di interesse nazionale, i cosiddetti SIN, da riconvertire. Secondo, come dicevo prima, l'idea nostra è fare gli stessi prodotti o in alcuni casi prodotti, per esempio il metanolo, l'etanolo per fare biocarburanti che l'Italia in questo momento importa e quindi noi ricreiamo all'interno del nostro paese la possibilità di produrre per il mercato interno e poi all'export. Quindi questo è un chiaro messaggio proprio forte per la ripresa. E terzo punto è che per fare queste cose non lo facciamo dai rifiuti. Oggi i rifiuti è uno dei problemi atavici del nostro paese, quindi noi abbiamo messo a punto questo distretto, il primo impianto l'abbiamo realizzato, un pezzo del distretto l'abbiamo realizzato a Brescia, nel comune di Bedizzole dove abbiamo realizzato questo primo impianto che fa riciclo delle plastiche meccanico e poi chimico attraverso un processo di compounding, che è uno dei primi, diciamo, tecnologie in Europa perché ha una capacità di conversione tra il 90 e il 95% del prodotto, diciamo, del rifiuto che entra e riesce a trattare in contemporanea tutta una serie di rifiuti plastici di vario tipo perché il sistema le riesce a leggere e trasferire rispetto agli altri impianti che invece trattano prodotti per tipologia e con una conversione molto più bassa. Poi, sempre da qui ci siamo detti internamente. Noi sappiamo fare l'idrogeno, perché lo facciamo anche questo da 40 anni con una tecnologia, una società KT che è a Roma, però lo facciamo da idrocarburi, da gas, cioè da steam reformer, il cosiddetto l'idrogeno grigio. Quindi come si può fare un idrogeno in tempo diverso? Quindi anche qui ci siamo proprio il concetto dell'innovazione, come dicevamo prima, ma noi qui abbiamo applicato un criterio prendendo tecnologie già mature e presenti, ma le abbiamo messe insieme unendo i puntini. In questo caso siamo andati in Giappone dove facevano già la gassificazione, ma utilizzando poi i rifiuti per fare gas sintetico, ma per l'utilizzo, diciamo, domestico, perché in Cina loro e in Giappone non hanno, diciamo, giacimenti di gas come sono, diciamo, limitrofi a noi con le pipeline che arrivano e oggi loro non lo utilizzano più perché con i contratti che hanno fatto dalla Russia cominciano a essere a non avere più quella necessità. Quindi noi abbiamo preso delle tecnologie mature, che è la nostra competenza da ingegneri chimici, abbiamo sviluppato delle ulteriori tecnologie. Oggi abbiamo messo a punto la tecnologia che in Italia faremo i primi impianti, saranno a Porto Marghera, Livorno e auspicabilmente anche a Taranto. Quindi l'idea è mettere, oltre all'impianto di riciclo, mettere un impianto che fa idrogeno da tutti quei rifiuti che oggi non sono riciclabili, quindi il cosiddetto plasmix, CSS, insomma, sono varie tipologie. Poi abbiamo detto come possiamo diventare carbon neutral, cioè proprio arrivare ad essere zero emissioni. Quindi dobbiamo fare un po' di idrogeno verde fatto da rinnovabili attraverso un processo di elettrolisi. Anche qui l'elettrolisi si fa dal 1920, quindi non è una tecnologia che abbiamo sviluppato ieri. L'abbiamo revampata, l'abbiamo utilizzata per altri fini. Prima si utilizzava per fare altre cose, noi adesso l'abbiamo messa, diciamo, per l'utilizzo di queste. Quindi anche qui, con un piccolo impianto di idrogeno verde, riusciamo a fare un blending tra l'idrogeno fatto da rifiuti, da gas di sintesi, e questo qui riusciamo a ottenere un'efficienza, perché come sapete oggi l'idrogeno verde è costosissimo, si può fare, ma è costosissimo e ha problemi di mercato. Fatto così, con un blended tra i due, riusciamo ad avere un prezzo assolutamente paragonabile a quello che oggi è prodotto diciamo, da gas e da CO2. Quindi che cosa voglio dire? Che questa è un po' l'innovazione nostra di prodotto, come dicevo all'inizio di questa, diciamo, parte del mio intervento, è dire proprio perché abbiamo messo insieme tutta una serie di pezzi, abbiamo deciso che questo l'abbiamo chiamato distretto circolare e devo dire che con le interlocuzioni che stiamo facendo anche a livello diciamo, governativo con i vari stakeholder c'è molto interesse. Se mi consenti proprio una cosa con l'università, che volevo sentivo la professoressa prima che diceva, il tema proprio della formazione è un tema vero, cioè è molto importante. Noi abbiamo
ci stiamo trovando che facendo questi prodotti, c'è cioè in qualche modo queste innovazioni, noi abbiamo due temi, due problemi grossi che ci troviamo di fronte. Uno, bisogna ricreare delle nuove filiere, perché le filiere produttive, faccio un esempio, oggi c'è la filiera di chi tratta solo i rifiuti, chi fa impianti chimici e chi fa impianti meccanici, in questo senso noi dobbiamo mettere tutti insieme, quindi bisogna ripensare alle nuove filiere. E poi dall'altra parte il tema della formazione è fondamentale perché ci sono delle nuove, ci saranno dei nuovi mestieri che prima non c'erano e quindi noi dobbiamo muoverci anche qui per tempo a pensare, diciamo, a formare in funzione di queste, diciamo, di queste nuove tecnologie, di questa transizione, le persone che serviranno a sostenere la crescita, perché io penso che queste saranno delle aperture per uno sviluppo importante del nostro paese. Grazie. Molto bene, grazie. Fabrizio, state rovesciando il paradigma dell'innovazione, delle categorie che hanno per molti versi creato la base del successo anche dell'industria italiana, perché fondamentalmente i distretti industriali erano focalizzati al limite su una filiera, su un settore, invece, come giustamente state facendo e come sottolineato, state cercando di unire i puntini a livello cross, cioè cross-sectoral, per sfruttare appieno l'innovazione. L'innovazione è sempre più combinazione creatrice, così per fare il verso a Schumpeter, il quale sostiene invece che fosse che era doveva essere distruzione creatrice. Io chiederei a capo adesso, capo Ferraresi, visto che abbiamo discusso di diverse prospettive, da diverse prospettive, di diverse prospettive, qual è la tua prospettiva, capo, visto il tuo osservatore privilegiato, sul recovery fund, perché ascoltiamo diverse proposte e tu hai per lavoro devi interagire con più settori industriali. Qual è la tua visione rispetto a questa al recovery fund? Quali sono appunto le prospettive che dovremmo in qualche maniera spingere? Sì, grazie Andrea per la domanda. Io penso che è chiaro, l'Italia, l'abbiamo già detto, l'hanno detto anche altre persone sono intervenute prima di me, è entrata nella crisi con delle debolezze, no? Quindi la crisi pandemica prima e poi dopo socio-economica di cui non conosciamo la profondità e neanche quando finirà, parlo di quella socio-economica, mentre c'è più possibilità di provare a definire quando finirà invece quella appunto legata alla salute. Ecco, dicevo, l'Italia è entrata con delle debolezze, però io dico che dobbiamo guardare a questa crisi come una specie di opportunità, come diceva Winston Churchill, mai sprecare una buona crisi. E secondo me, da questo punto di vista, il Recovery Fund, che è uno strumento estremamente importante e che dimostra quanto l'Europa vuole fare per i propri cittadini e per i paesi membri, ecco, il Recovery Fund, secondo me, è una di quelle occasioni che non dovremmo farci sfuggire. Io penso che il Recovery Fund o le risorse rivenienti da questo Recovery Fund devono essere indirizzate verso un'economia che sia all'insegna della sostenibilità e dell'innovazione, come dicevamo, che però metta al centro le giovani generazioni e le imprese. È importante, secondo me, che però non dimentichiamo il welfare. L'ho sentito dire, noi abbiamo sperimentato in questo periodo quanto sia importante vivere in una comunità che funzioni. E mai come oggi, con una crisi globale, abbiamo la possibilità, magari anche di confrontare la nostra comunità con quella di altri paesi che hanno affrontato più o meno la stessa crisi, anche se con delle intensità un po' diverse. Ecco, secondo me è importante mettere al centro la persona, non bisogna lasciare indietro nessuno. Noi, come cattolica,
ce l'abbiamo nel DNA, ce l'abbiamo da quando siamo nati 124 anni fa. Mettiamo al centro la persona. Devo dire che anche concretamente, noi tramite la Fondazione Cattolica, nata nel 2006, quindi dal 2007 al 2019, abbiamo messo a disposizione al territorio, alle situazioni di fragilità, più di 25 milioni in 4.300 interventi. E secondo me questo è importante perché che secondo me la tutela del tessuto sociale ed economico è secondo me l'unico modo per poter garantire in futuro uno sviluppo sostenibile, ecco. Anche noi abbiamo fatto la nostra parte durante la pandemia, sostenendo con più di 2 milioni di euro gli ospedali, la CEI, la Caritas e altre istituzioni. Vorrei anche dire un'altra cosa, l'ho sentito dire e sono contento. È chiaro che per una ripartenza in Italia, l'abbiamo detto, no? Bisogna partire dalle filiere, dalle eccellenze italiane, dalle vocazioni settoriali, dall'innovazione, dal digitale, ma se non ci mettiamo di fondo, trasversalmente, un impegno sulla formazione del capitale umano, facciamo difficoltà ad andare lontano, ecco. Non è possibile che l'Italia in Europa sia all'ultimo posto, scusate, al penultimo per la crescita di numero di laureati. All'ultimo posto c'è la Romania. Siamo un paese che siamo tra i primi posti per il numero di abbandono scolastico. Tutto questo è di più di sabbia negli ingranaggi, è proprio la mancanza degli ingranaggi per cercare di uscirne bene da questa crisi. Anche qui una parola su quello che ha fatto Cattolica. Noi abbiamo investito in maniera importante. Tempo. Se poi può essere un po' più telegrafico perché siamo agli sgoccioli. Ho finito. Abbiamo investito in una hackathon che è all'interno della nostra tenuta agricola per una scuola importante, formazione. Si va dall'asilo all'università in inglese, H Farm, che penso che sia uno dei fiori all'occhielli per la formazione in Italia. Grazie. Grazie Carlo, io chiudo questa interessantissima sala rotonda. Mi sarebbe piaciuto fare un altro giro sul concetto che tutti naturalmente hanno, tutti i relatori hanno elaborato e toccato, quello della formazione. Ovviamente questo mi avete tutti, diciamo così, facilitato il lavoro perché poteva quasi sembrare una forzatura vista la mia estrazione, il mio ruolo. Però è evidente che sì, le tecnologie sono importanti, di conseguenza l'innovazione, il ripensamento di alcune categorie, però non ci dimentichiamo che l'uomo, la persona, è l'artefice del futuro. Io vi ringrazio e ripasso la parola ad Enrico per continuare. Grazie, grazie, grazie Andrea. Mi sembra che sia stata una tavola rotonda molto propositiva, molto indicativa e propositiva. Certamente questa conclusione è assolutamente coerente con quanto da 2 giorni andiamo ripetendo, ossia la centralità delle persone. Siamo certo in una rivoluzione tecnologica, ma prima e accanto a questa c'è la rivoluzione culturale che tutti noi dobbiamo imparare a praticare e che si basa fondamentalmente sull'aggiornamento continuo dell'istruzione, della formazione e quindi della nostra capacità di corrispondere a un cambiamento straordinariamente complesso e straordinariamente veloce. Aggiungerei un'osservazione, ricavando, credo, qualche cosa di molto importante che avete espresso. Noi è vero, viviamo in un sistema paese che ha dei problemi, ma c'è un sistema paese e ci sono dei sistemi nel paese. Allora è vero anche che in classifiche internazionali come la facilità
di fare affari, possiamo essere al 50esimo, al 60esimo posto. Negli anni ricordo che c'era una classifica, oggi se ne parla, non so se esiste ancora o se ne parla forse meno, quella della competitività, competitività dei paesi. L'Italia si addirittura andava a finire al 70esimo o all'80esimo posto, ma questo in realtà non rispecchiava la realtà. Molto spesso ricordiamoci che è una media tra tante realtà, appunto, sottosistemi di paese, per cui noi abbiamo in realtà un sistema industriale, un sistema economico, le imprese di questo paese che, come è stato detto poco fa, hanno spessissimo capacità di eccellenza e di essere leader anche mondiali in molti settori. Pensiamo a delle classifiche che molto spesso il professor Marco Fortis ci propone. Noi abbiamo un premio che si chiama Eccellenze d'impresa, va a ricercare imprese che sono molto spesso leader mondiali e che non si conoscono, no? E quindi anche la capacità che è stata espressa poco fa, sia da Di Amato che anche da Ferraresi, di utilizzare tecnologie in maniera creativa, ma anche di creare tecnologie. L'Italia può anche essere leader tecnologico, abbiamo avuto una sessione esattamente su questo punto. Quindi c'è un sistema paese che è la media tra alcuni problemi che molto, molto spesso sono collocati in ambito pubblico e invece una realtà industriale, una realtà anche del mondo finanziario, tra il bancario e l'assicurativo, che spesso ha dei punti straordinari di eccellenza. Ecco, da quanto avete detto abbiamo ricavato molte indicazioni, io vi ringrazio molto, anche perché stiamo per porgere la palla a quella che sarà l'ultimo appuntamento della giornata. Ci sarà con noi tra pochi minuti Andrea Montanino, che è capo economista della Cassa Depositi e Prestiti e che ci darà una visione anche da parte sua, con la sua esperienza, di tutto quanto, quelle che sono le prospettive economico-finanziarie di questo Paese. Ma intanto voglio veramente ringraziare vivamente per l'eccellente panel e darvi appuntamento per un'altra edizione del Festival del Futuro. Grazie e a più tardi.